Spetta a me l'onore di presiedere questa prima parte dell'assemblea provinciale con la proclamazione degli eletti. Ho qui davanti il verbale della commissione, ve lo leggo e poi leggerò anche i nomi degli eletti. La commissione provinciale per il congresso, costituitasi in commissione elettorale, si riunisce il 13 dicembre alle ore 16 presso la sede della federazione del PD in via Ippo Castalin 2. Sono presenti Maria Rosa Zanacci, presidente, Valentina Gritti, Claudio Rebessi, Anna Maria Abbate, Anna Grimaldi, Maura Ruggeri, componenti. La commissione riceve via via che vengono consegnati i plichi con gli atti dei seggi elettorali della provincia. La Commissione procede al controllo dei verbali degli scrutini per riscontrare la conformità con quanto stabilito dal regolamento e in caso di dubbio prende in esame le singole schede. Al termine la Commissione rileva che le operazioni sia di voto che di scrutinio si sono svolte correttamente e pertanto, calcolati i voti riportati da ciascun candidato, individua gli eletti dell'Assemblea per ciascun circondario. L'elenco allegato, che fa parte integrante del presente verbale, contiene i nomi degli 80 componenti eletti nell'Assemblea provinciale. Con la proclamazione degli eletti, la Commissione, esaurito il proprio compito, alle ore 20.45 scioglie la seduta. Adesso leggerò il nome degli eletti, suddivisi per circondario. Anna Maria Abbate, Maria Laura Beltrami, Luca Borgazzi, Gino Carnesella, Giancarlo Corada, Aurora Ghiotti, Bruno Fulco, Sergio Giazzi, Elena Guerreschi, Maria Cristina Manfredini, Giorgio Ravelli, Pierluigi Rotelli, Caterina Ruggeri, Maura Ruggeri, Anna Maria Ruta, Giuseppe Taglioni, Ada Tessarin, Franco Verdi, Giuseppe Abbati, Ezio Bianchessi, Stefania Bonaldi, Omar Ragonzi, Teresa Caso, Marco Cavalli, Giovanni Cerri, Angelo Cirtoli, Marco Corti, Graziella Della Giovanna, Serena Gabanelli, Luigi Galvano, Alessandra Ginelli, Mauro Giroletti, Francesco Giubelli, Valentina Gritti, Paola Guerini Rocco, Leone Lisè, Felice Lo Popolo, Marta Montonico, Astri Bennazzi, Matteo Piloni, Manuela Piloni, Maria Luisa Polig, Stefano Savoca, Alex Severnini, Carla Spelta, Valeria Tacca, Pierluigi Tamani, Valeria Tommasi, Elena Tosoni, Giovanna Valcamonico, Francesco Battaglino, Paolo Bonazzoli, Raffaella Colombo, Maurizio Filippini, Donatella Ghinelli, Donatella Grazioli, Angelo Gusberti, Davide Pedravissi, Antonella Sevizzi, Elisa Tonarelli, Marco Alquati, Sara Midani, Carlo Bertolini, Francesco Castagnidoli, Dario Domaneschi, Concetta Gallo, Silvia Genzini, Martina Mariani, Davide Viola, Rossella Zeglioli, Cristina Cervi, Fabrizio Aroldi, Ivana Cavazzini, Pierpaolo Franchi, Silvana Galimberti, Paola Riva, Valeria Romanelli, Pierattilio Superti, Luciano Toscani, Marco Vallari. Questi sono gli eletti. Alla votazione hanno partecipato oltre il 57% degli iscritti, voti validi sono stati il 57% e quindi una buona partecipazione. All'Assemblea, come da regolamento, partecipano di diritto anche i parlamentari nazionali e regionali, i consiglieri provinciali, il presidente della commissione di garanzia e il presidente dei giovani democratici. Oltre a proclamare gli eletti, mi è anche gradito proclamare il segretario, che è scaturito da questo nostro congresso, è Giovanni Battista Magnoli Motti. Grande bocca al lupo perché avrà sicuramente un compito non molto leggero, viste anche
i futuri impegni elettorali con le votazioni regionali che impongono. E anche un grazie al segretario uscente. L'onere, ma credo anche l'onore, di guidare il Partito Democratico all'inizio, insomma, agli esordi, e quindi ha avuto lui un impegno sicuramente molto gravoso, e per questo lo ringraziamo di nuovo. Bene, aspettate queste prime, diciamo, primi impegni, io darei la parola a Mauro Fanti per il suo intervento.